Bene, bentrovati a tutti i web spettatori di TV Radicale. Comincia in quest'istante, con una puntualità sconvolgente, la diretta consueta domenicale di TV Radicale. La faccio breve, come al solito, perché il mio intervento serve unicamente per introdurre il primo appuntamento in palinsesto, che è il punto con il nostro direttore Gianni Colacione. E gli passo immediatamente la parola. A te la linea, Gianni. Allora, io tanto saluto tutti quanti i presenti, tutti coloro che ci seguono in diretta, ci sono affezionati, coloro che ci seguiranno poi, e volevo appunto come sempre cominciare questo spazio che indegnamente diciamo utilizzo per postare diciamo e per presentare le mie suggestioni, le mie riflessioni, per sollecitare anche in voi qualche riflessione, come sempre partendo da quei fatti che sono avvenuti. Ieri a Roma c'è stata una giornata di guerriglia urbana, una grande affluenza di persone per questa manifestazione degli indignatos o indignatos, come alcuni dicono. Una minoranza senz'altro esigua ma molto agguerrita ha trasformato la città in un fronte vero e proprio di guerriglia urbana. La cosa che i commenti potrebbero essere infiniti su queste vicende, volevo focalizzarmi sulla partecipazione di Marco Pannella a questa, insomma, la comparsata che ha fatto uscendo dalla stazione Termini, partecipazione a questa manifestazione che avete potuto osservare sul video che da parecchie ore ormai va, si ripete su TV Radicale e che comunque già è stato diffuso ampiamente. Le reazioni c'è stata da parte della gente che appunto che ha riconosciuto Marco Pannella ieri sono state umanamente indegne contro la persona, lesive dell'integrità e della dignità di qualsiasi essere umano. Si è arrivato anche qualcuno che ha pensato bene di sputare, insomma una cosa che umanamente è pesante anche nei confronti di una persona che insomma fa politica sposando e incarnando un pochino gli insegnamenti gandhiani da 60 anni perlomeno. Non mi dilungo sull'aspetto umano che sinceramente a me preme perché è sempre un risvolto che non riesco a scindere in modo completo anche da qualsiasi tipo di riflessione politica, ma se non altro perché Marco so che non lo gradisce. La mia attenzione in questo senso è stata calamitata soprattutto sulla forza in qualche modo motivante che ha armato tanto odio verso Marco Pannella, tanto risentimento che traspariva da parole, gesti e comportamenti, che probabilmente è altro da quello che poi ha motivato coloro che hanno messo a ferro e fuoco la città, senz'altro, erano altre persone. Ma alla base di questo risentimento così e di questa acredine, a mio parere, su questo cerco di coinvolgervi, c'era se non altro la menzogna. La menzogna di lasciare che si diffonda l'idea falsa che i radicali in Parlamento abbiano votato per la fiducia al governo o che abbiano avuto un ruolo rispetto al fallimento del disegno orchestrato dal PD di far mancare il numero legale in quest'ultima votazione appunto per la fiducia al governo, cosa che in realtà non è avvenuta. I radicali hanno votato la sfiducia al governo, non hanno avuto nessuna parte nella mancanza del raggiungimento, o cioè nel far fallire il numero legale, di non far raggiungere il numero legale in questa votazione, una cosa orchestrata dal PD, che sono degli abili strateghi evidentemente, e in questi due diciamo espedienti non hanno avuto gli eletti radicali, che erano cinque, nessuna parte, nessun ruolo. Eppure le persone che stavano lì in piazza, che hanno apostrofato, che hanno sputato a Pannella e che lo hanno insultato in vario modo, molti di loro erano convinti del contrario, erano convinti che i radicali avessero dato appunto una stampella al governo, che si fossero addirittura posti contro le indicazioni appunto dell'opposizione, avessero votato per la fiducia anziché come hanno fatto per la sfiducia. E quindi che responsabilità hanno i pifferai magici che affabulano le masse? Secondo me ci sono delle responsabilità importanti. Storicamente la menzogna diffusa ha orientato leadership e popoli
Facciamo degli esempi storici recenti che i radicali stanno particolarmente a cuore. In base a delle menzogne, peraltro dichiarate in sede ONU, sulle famose armi di distruzione di massa e i legami con Al-Qaeda di Saddam Hussein, le leadership mondiali sono state convinte dell'opportunità dell'escalation militare in Iraq. E visto che si era ormai nella palude della menzogna, si è sostenuto che non ci fosse altra via d'uscita, mentre invece la via d'uscita c'era, perché Saddam era pronto a lasciare pur di aver salvo la vita. Ma ciò, come sappiamo, possiamo ringraziare anche Bush e Blair di questo, non si è saputo. E quindi si è andati verso appunto l'escalation militare con tutte le conseguenze che ancora oggi a livello internazionale patiamo. Più recentemente in Italia c'è chi in base a delle menzogne riesce a capitalizzare un consenso popolare di massa sostenendo e facendosi pubblicare dalla solita stampa serva e prezzolata degli spargitori di menzogne professionali che il capo dello Stato, il Presidente della Repubblica dovrebbe intervenire per chiudere questa parentesi politica del potere di Berlusconi, quando in realtà non può farlo, sappiamo benissimo quali sono gli strumenti. Le masse sono vulnerabili, assetate di svolta, ci credono e glorificano questi pifferai. E ancora, sulla base di menzogne che sono state raccontate sempre dai soliti noti, molti sono stati indotti a pensare che i radicali abbiano trattato sotto banco con alcuni personaggi per ottenere degli infami profitti personali o di casta, quando in realtà hanno votato in difformità, quando hanno votato in difformità dal PD, sottolineiamo che fin dall'inizio li ha isolati in una quarantena politica mortificante, hanno votato soltanto seguendo le loro coscienze. Gli spargitori di menzogne, i soliti spargitori di menzogne si guardano bene dal dire che i radicali hanno sempre votato la sfiducia a questo governo quando sono stati chiamati a votarla. E questo geniale rimedio, frutto di sofisticate intelligenze riformiste, peraltro, a mio parere, ha solo sortito l'effetto di dare dei supporti ulteriori a Berlusconi, che si è potuto vantare così di aver superato questi ostacoli. Ancora, gli stessi spargitori di menzogne si guardano bene dal dire che quasi un quarto dei parlamentari italiani negli ultimi 2 anni ha cambiato schieramento, contraddicendo il voto ottenuto dai rispettivi elettori, soprattutto omettendo di dire che tra costoro non figurano radicali. Oggi la situazione economica e sociale è molto dura. La menzogna diffusa da bugiardi partitocrati, con la complicità di una stampa che mortifica coloro che leggono e che anche mortifica la funzione di informazione che la stampa dovrebbe avere, attraverso appunto la diffusione professionale della menzogna, può arrivare a delle conseguenze estreme. Ieri lo abbiamo visto in questo esempio diciamo veramente deleterio e umiliante relativo a Marco Pannella, che ha voluto comparire appunto in questo corteo. Mi chiedo veramente coloro che invece addirittura erano motivati diciamo sospinti da un odio irrefrenabile, hanno messo a ferro e fuoco la città, distruggendo e anche perseguendo in certi casi anche la ricerca di una vittima sacrificale, una vittima umana. Ecco, mi chiedo costoro da quali menzogne erano stati convinti, menzogne che sicuramente nel loro interno li legittimavano a cercare appunto la vittima. Questa vittima per fortuna non è stata trovata, questo disegno perverso non è stato portato a compimento, ma è stato un puro caso. C'è stato chi ha rischiato la vita all'interno della propria abitazione, scontando la colpa semplicemente per il fatto che si trovava in un immobile della proprietà del Ministero delle Finanze. Sotto c'era un'ex, una caserma della Guardia di Finanza, peraltro in disuso,
e c'è stato appiccato un incendio. Mi vengono in mente degli scenari oltre che del G8, ma direi anche pasoliniani, Valle Giulia e così via. Certe volte bisogna guardare indietro per rileggere le parole di chi aveva visto molto molto lontano. Io mi sento di dire in questa umile ribalta mediatica che i riti sacrificali non ci piacciono, che la musica ci piace ma non quella dei pifferai magici che incantano, e mi sento anche di dire che da radicali continueremo ad agire rispondendo alle nostre coscienze e nulla più. Quindi anche per questo, nel nostro piccolo spazio, vi invito a seguire tutte le trasmissioni che avremo appunto oggi su TV Radicale. Vi invito anche a poter fare, ognuno nel proprio piccolo, attraverso i vari contatti che ha, un'opera, se non altro, di verità, ma verità con la V maiuscola, verità storica, per carità, tanto per ristabilire degnamente le proporzioni e la verità storica per quanto riguarda il comportamento dei radicali. A questo punto mi sento appunto di chiudere questo spazio, come potrebbe chiudere Walter Becellio. Buona fortuna a tutti, fortuna a tutti noi. Vi ringrazio ancora e vi lascio alle trasmissioni di TV Radicale. Bene, ringraziamo Gianni Colacione, direttore di TV Radicale. In questo momento voglio prendermi anch'io un minuto, solamente un minuto. Salutiamo intanto Gianni Colacione. Mi prendo solamente un minuto per effettuare un ricordo, perché oggi il 16 ottobre 2011, 11 anni fa, il 16 ottobre del 2000 per l'appunto, veniva trovato barbaramente ucciso, torturato e ridotto in condizioni indecenti il corpo di Antonio Russo, che probabilmente era stato ucciso qualche giorno prima, si pensa un paio di giorni prima, in seguito ad una serie innumerevoli di torture è stato ritrovato il suo corpo. Quindi voglio dedicare ad Antonio Russo, al quale già insieme ad Antonio Barelli ho dedicato un video che già sta girando su Facebook, voglio dedicare ad Antonio Russo il ricordo di questa giornata. E se probabilmente molti di quei giornalisti che ieri e nei giorni passati hanno fatto il reportage dalla camera raccontando quello che stava accadendo, avessero fatto il loro lavoro per come lo sapeva fare davvero giornalista Antonio Russo, pur non essendo iscritto all'ordine, probabilmente la storia dell'informazione di questo paese sarebbe altra, sarebbe differente.